Immigrazione e integrazione. Una conquista sempre più difficile, un connubio che sul nostro territorio sta assumendo contorni di sempre più complicata interpretazione. Voi a causa di atteggiamenti di preventiva diffidenza che animano una parte dei cittadini del posto, voi a causa di comportamenti degli stranieri, dei tanti stranieri che affollano il Vesuviano, in molti casi non rispettosi non solo delle leggi, ma anche di radicate culture e tradizioni di casa nostra. Il risultato è un rapporto sempre più difficilmente gestibile tra chi rivendica legittimamente la propria appartenenza al territorio natio e chi invece su questo territorio spera solo di poter trarre il sostentamento necessario per sé e per i propri familiari. Molto spesso al parlare di immigrazione sentiamo espressioni come invasione o frasi fatte del tipo stanno ammazzando la nostra economia, stanno rubando i nostri spazi e via dicendo. Una sorta di alibi da ricercare nella presenza, andata crescendo nel tempo, di immigrati provenienti dalle più disparate parti del mondo, utili ai politici e anche agli stessi cittadini a nascondere le proprie negligenze. È già la caccia al politico. Sia chiaro, pienamente condivisibile, visti i disastri combinati da costoro a tutti i livelli. Finisce però per diventare, oltre ad uno strumento di difesa da gestioni scellerate, anche un mastodontico dito dietro al quale nascondersi. Raramente, infatti, nelle tante occasioni in cui ho avuto modo di riascoltare il punto di vista dei cittadini sull'argomento immigrazione, ho sentito qualcosa di diverso rispetto ai soliti sterili attacchi ad istituzioni, forze dell'ordine ed anche agli stessi immigrati. Molto difficilmente mi sono imbattuto in commenti che riconoscessero quante responsabilità abbia il popolo di fronte alle tante problematiche scaturite da questa immigrazione cosiddetta selvaggia. Giusto ribadire l'incapacità della politica, e non mi riferisco a quella locale, nel disciplinare una materia che necessita di opportuni quanto efficaci interventi legislativi, per consentire anche alle stesse forze dell'ordine, troppo spesso a corto di strumenti idonei a combattere il fenomeno, un adeguato intervento. Troppo comodo però sentirsi solo vittime del problema. Mi chiedo da quanto tempo il declino, non solo economico, ma anche sociale, culturale e come via discorrendo, abbia influito su quell'invasione così perentoriamente denunciata e fastidiosamente avvertita dalla gente. Per quale ragione, laddove un tempo si assisteva alle classiche passeggiate di ragazzini, oppure laddove si notava una forte concentrazione di adolescenti, i cosiddetti punti di ritrovo ormai dispersi, sono proprio quei luoghi in cui è più massiccia la presenza di immigrati? E ancora, come mai quei circoli che da sempre hanno rappresentato un momento di svago per i nostri genitori al termine delle giornate di lavoro che li vedevano e li vedono impegnati, sono sempre più vuoti ed in alcuni casi sono stati anche chiusi? Sento parlare di economia ammazzata, ma da chi? Dalla politica, stavolta sì locale, che da anni non pone in essere misure adeguate per svilupparla. Dagli stessi cittadini, scappati via dai negozi, costringendoli in molti casi alla chiusura e corsi ad affollare i centri commerciali. O dagli immigrati, che proprio in questo vuoto hanno trovato terreno fertile per coltivare le proprie attività. Sarebbe bastato custodire con maggiore cura il proprio territorio e non rimpiangere ora che lo vediamo invaso dagli stranieri, per evitare ciò che adesso non tolleriamo. Siamo ancora in tempo, sia chiaro, non per fare pulizia di immigrati, ma per riappropriarci di ciò che ci appartiene, favorendo l'integrazione con chi dalle nostre parti è venuto solo per lavorare onestamente. E solo allora pretendere da chi di dovere l'allontanamento di quella parte di colonia, ahimè anch'essa consistente, che si ponga in contrasto con le nostre regole, scritte e non.